Toscana TV, in apertura parliamo di politica, ma applicata in questo caso a ciò che sta per succedere, perché a Firenze arriverà nel pomeriggio il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader ovviamente della Lega, ma oggi appunto in chiave di ministro. E sul fronte infrastrutture, come sappiamo, Firenze è un nodo centrale per la Toscana, da qui passa la TAV e quindi c'è il tema del sottoattraversamento, opera mai compiuta fino ad oggi, su cui c'è stato un rilancio importante nelle scorse settimane per procedere lo scavo del tunnel sotterraneo, ma insomma è un'opera che appunto si porta avanti da diverso tempo. C'è il tema dell'aeroporto, c'è il tema delle infrastrutture viarie dalla Tirrenica in poi alla terza corsia della A11, eccetera, eccetera. Insomma, su tutto questo il sindaco di Firenze, anche in qualità di sindaco della città metropolitana del capoluogo toscano, intende porre al ministro Salvini alcune questioni sul piatto e cercare di accelerare i processi. Quali sono queste questioni? Quali sono i capitoli che Nardella porrà al ministro Salvini? Ne ha parlato proprio direttamente lui ai microfoni di Rachele Campi. Sentiamo. Beh, io vorrei fare il punto dei temi che noi abbiamo sempre trattato nella nostra città. Anzitutto le tranvie. Per me le opere delle tranvie restano la priorità assoluta per lo sviluppo infrastrutturale della città, per il trasporto, per i servizi ai cittadini e anche per la lotta all'inquinamento. Mi auguro che il ministro Salvini confermi l'appoggio, il sostegno del governo sulla realizzazione delle linee tranviarie. Ma vorrei parlare con il ministro anche di argomenti che lui stesso ha messo all'ordine del giorno. Penso al casco obbligatorio per i monopattini. Per noi il casco obbligatorio sui monopattini è una misura opportuna. L'abbiamo introdotta con le ordinanze, che però sono state puntualmente annullate dai giudici amministrativi in ragione del fatto che manca una norma nazionale. Ecco, se il ministro Salvini è davvero intenzionato ad andare avanti, seppure siamo su posizioni politiche diverse, io come dire, metto al centro l'interesse dei cittadini, la salute dei cittadini e la sicurezza stradale. E il terzo punto che voglio trattare con il ministro è proprio il tema della sicurezza stradale. Occorrono misure più incisive sul fronte della sicurezza stradale, e anche in questo noi siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre proposte. E a margine dell'intervista il sindaco di Firenze ha anche parlato di un'altra questione fiorentina, quella della moschea. Come sappiamo, l'istanza di sfratto per la moschea di Borgo Allegri, che potrebbe arrivare il 16 dicembre, e su questo proprio l'imam di Firenze questa mattina ha chiesto una proroga che potrebbe arrivare, potrebbe riguardare almeno un mese di tempo in più da dare per trovare una soluzione. Il sindaco Nardella ha chiesto di non strumentalizzare la questione, anche perché la stessa destra, da una parte Fratelli d'Italia e dall'altra Lega, appare divisa sul tema, ma di questo parleremo con un'ampia pagina anche questa sera all'interno del nostro telegiornale serale. Ci dedichiamo adesso invece a uno sciopero che partirà proprio da Firenze, ma riguarderà la Toscana, perché le sigle sindacali di CGIL e UIL questa mattina hanno presentato appunto lo sciopero di venerdì contro la manovra economica del governo. Per parlare di questo ci colleghiamo a Firenze con Chiara Valentini. A te, Chiara. Sì, sarà davvero un venerdì nero questo per la Toscana, ma per tutta Italia in generale. Gli scioperi stanno andando avanti durante tutta questa settimana, ma culmineranno proprio venerdì con 24 ore di sciopero generale del settore pubblico e privato, la scuola per l'intera giornata, le ferrovie per 8 ore, mentre il trasporto pubblico locale si fermerà per 4 ore. Questo è uno sciopero indetto da due sigle sindacali, CGIL e UIL, la manovra di governo giudicata iniqua. Non c'è la CISL, che ha preferito la via del dialogo con il governo. Successe la stessa cosa lo scorso anno con scioperi proclamati da CGIL e UIL non seguiti dalla CISL, che poi protestò per conto suo. Anche la CISL comunque è critica nei confronti della manovra. Sappiamo che uno dei problemi più grossi di questa manovra è il tempo. Deve essere approvata per non entrare in esercizio provvisorio entro la fine dell'anno. Anche la maggioranza sta cercando di ridurre proprio in queste ore i 250 emendamenti, li vuole portare a circa 50, perché bisogna fare presto. C'è comunque ancora margine, secondo i due sindacati che hanno proclamato lo sciopero, per modificarla. Ci saranno presidi in Toscana in tutti i 10 capoluoghi, a Firenze
Il corteo partirà da Piazza dell'Unità alle 9.30 per arrivare in via Martelli passando per Piazza San Marco. Io direi proprio di sentire però le motivazioni principali dello sciopero, cioè quali sono i punti della manovra che davvero vanno cambiati secondo CGIL e UIL. Poi la linea torna allo studio. Intanto si potrebbe dire non va per i lavoratori dipendenti, perché attraverso la flat tax si cercano di premiare gli autonomi anziché il lavoro dipendente nel pagamento delle tasse, eludendo però gli autonomi, perché gli si dà la flat tax però fino a 85.000 euro, però non hanno diritti, non hanno ferie, non hanno malattia, non hanno altre cose. Così come per quanto riguarda i pensionati, si è tagliata l'indicizzazione soprattutto delle pensioni oltre un certo limite, che è una cosa assolutamente ingiusta, così come è ingiusto non riformare la legge Fornero per dare la possibilità di andare in pensione a chi ha già compiuto una certa età. Noi, come sappiamo ormai da tempo, proponiamo unitariamente fra l'altro che in pensione ci si possa andare avendo compiuto 62 anni d'età, con quella flessibilità che noi riteniamo necessaria, oltre evidentemente anche tener conto di altre cose come chi svolge un lavoro di cura o un lavoro gravoso. Non assolutamente preme ai giovani questa manovra economica, anzi va contro i giovani, le donne e gli immigrati, perché quando si introducono i voucher, addirittura si dice per 10.000 euro, per un importo di 10.000 euro all'anno, è chiaro che i giovani, le donne e gli immigrati, che sono quelli che più hanno risentito in questo periodo, in questo tempo, in questi anni, di quella flessibilizzazione esagerata del sistema del mercato del lavoro, praticamente imponendogli una precarietà a vita. Inoltre vediamo all'interno di questa manovra un'azione sul fisco che non è su una tassazione progressiva come prevede la Costituzione. Abbiamo la reintroduzione di un aumento dell'utilizzo del contante fino a 5.000 euro, abbiamo una condono di cartelle fiscali fino a 1.000 euro e poi l'utilizzo del POS, che praticamente non è più obbligatorio fino a transazione 60 euro. Secondo noi questi sono provvedimenti che non vanno verso una vera lotta contro l'evasione fiscale. E apriamo adesso un'ampia pagina pratese con due fatti di cronaca, per parlarne Nadia Tarantino proprio in collegamento da Prato. Allora Nadia, a te la linea. Sì, buongiorno allo studio. Mi trovo al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato. Ci sono due fatti di cronaca. Partiamo dal primo, da un sequestro operato dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale. È stato denunciato un corriere di 38 anni campano con lavoro stabile a Prato, denunciato perché trovato in possesso di botti vari, pensate 550 kg trovati sul suo furgone e in parte stipati in un magazzino nella sua disponibilità. Questo corriere lavora per una ditta di logistica, ma faceva anche trasporti paralleli insieme alla merce che era appunto chiamato a trasportare per la propria professione. Trasportava anche materiale, in questo caso pirotecnico, e mescolato invece ha prodotti della tavola dell'enogastronomia campana. E allora partiamo dicendo che questa persona è stata denunciata per il trasporto, la detenzione e il commercio di materiale esplosivo. Materiale esplosivo che però non è illegale, anzi legale, ma qualcosa però ovviamente non è tornato. Allora diciamo che per trasportare questo materiale, per venderlo, ci vuole un'autorizzazione. Siamo insieme al luogotenente del gruppo artificieri di Firenze Severini, al quale chiediamo: festeggiare si può, ma si può farlo in sicurezza? In che modo? Sicuramente sì. La prima regola è l'acquisto di materiale pirotecnico classificato, cioè legale, in esercizi commerciali che hanno la titolarità per poter vendere questo materiale. Quando facciamo la scelta di un artificio pirotecnico cominciamo a leggere le indicazioni che vengono riportate necessariamente sulla scatola dell'artificio. La prima cosa che balza alla luce è la pericolosità. In questo caso abbiamo un pericolo di incendio e un pericolo di proiezione. Quindi andiamo subito a pesare, a valutare l'artificio che abbiamo tra le mani, tenendo sempre presente se abbiamo il titolo o meno per poter acquistare l'artificio. Titolo basilare è l'età anagrafica.
gran parte degli artifici pirotecnici possono essere acquistati solo e esclusivamente da soggetti che hanno più di 18 anni. Quindi già quello è un primo paletto, un primo vincolo. Cominciamo a leggere le istruzioni, le indicazioni. Partiamo dal chi produce, chi vende, le metodologie di utilizzo dell'artificio pirotecnico, le distanze di sicurezza che dobbiamo utilizzare. Non per ultimo la data di produzione e soprattutto la data di scadenza. Nel momento in cui l'artificio pirotecnico è scaduto, automaticamente non può essere più commercializzato, non può essere più utilizzato. Va preso, riconsegnato all'esercente che provvederà in maniera molto legale e prevista dalla legge al ritiro e successivo smaltimento in sicurezza del materiale scaduto. Allora, ci vogliono requisiti precisi per acquistare questo materiale, requisiti anche per la vendita, che è quella ovviamente di un'autorizzazione che in questo caso mancava. Diciamo che tutto è pericoloso, anche una semplice fiammella, anche su quella bisogna prestare la massima attenzione. Sicuramente sì, anche ciò che può essere venduto a soggetti che hanno un'età superiore a 14 anni, come la classica stellina che teniamo tutti quanti in casa per festeggiare i compleanni. La prima parte comincia a effettuare delle piccole scintille, ma poi man mano che la combustione avanza inizia a crearsi una piccola fiammella che può arrivare anche a un centimetro. Se tenuta in mano da un bambino, che si può necessariamente spaventare nel momento in cui la scintilla gli colpisce l'arto, la prima cosa che fa automaticamente la getta in terra. Se ci troviamo nelle vicinanze di una tenda, di un divano, è facile che, se nessuno controlla in quel momento il gesto del bambino, ecco che possiamo avere un incidente domestico molto importante. Ecco, grazie luogotenente, ovviamente massima prudenza. Se proprio non possiamo fare a meno di festeggiare con i botti, facciamolo almeno in sicurezza. Accanto a me il colonnello Turini, per un altro fatto di cronaca avvenuto stanotte. C'è stato un inseguimento, una gazzella dei carabinieri che si è cappottata, ci sono tre militari feriti. Intanto, come stanno, cosa è successo? È successo che stanotte intorno alle 2:15 nella Chinatown, in via Filzi, un'auto sospetta, è stato intimato l'alt da parte dei carabinieri, l'auto non si è fermata, è iniziato un inseguimento che è terminato sulla Leonardo da Vinci alla rotonda di via del Trebbio, dove sia la macchina che veniva inseguita sia la nostra hanno avuto un incidente, la nostra auto è cappottata, i tre occupanti sono stati portati all'ospedale, stanno bene, hanno solo delle contusioni. E invece il soggetto che era alla guida del mezzo che si è data la fuga è riuscito a dileguarsi, nonostante un incidente veramente pauroso. Lo state ancora cercando? Perché questa fuga? Ve la siete spiegata rispetto anche a quello che avete trovato in macchina? Ma è difficile ipotizzare il perché si sia dato la fuga. Potrebbe essere semplicemente che non aveva la patente, oppure sapeva di aver bevuto, oppure aveva con sé qualcosa che non dovevamo trovare. È ancora prematuro, ci stiamo lavorando e ci auguriamo nelle prossime ore di capirlo perfettamente e di poterlo deferire alla Procura della Repubblica. Grazie, se non ci sono domande da studio è tutto. A posto così, grazie Nadia Tarantino, grazie ovviamente ai tuoi ospiti. Restiamo però nella pagina della cronaca, perché un cadavere che è stato ritrovato ieri a Buggiano oggi ha di fatto un nome e cognome. Chi avrebbe ucciso questa persona? Si tratta del figlio che avrebbe appunto causato la morte del padre in seguito a una lite nel parcheggio di Chiesina Uzzanese. Ce ne parla Patrizio Ceccarelli. Sarebbe avvenuto domenica notte in un parcheggio di Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia l'omicidio di Massimiliano Matteoni, il 54enne, il cui corpo privo di vita con numerose ferite di arma da taglio e bruciature è stato poi rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza nei boschi di Buggiano. A ucciderlo sarebbe stato il figlio, 30enne, dell'uomo che ha confessato l'omicidio ai carabinieri, ai quali si è presentato spontaneamente nelle prime ore di ieri ed è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio. Sarebbe stato lui a indicare ai militari dove aveva lasciato il corpo del genitore. Il cadavere è stato rinvenuto in località Cessana dai carabinieri. I primi accertamenti
accertamenti conseguenti alle dichiarazioni del trentenne hanno permesso di ipotizzare che l'aggressione sarebbe avvenuta in un parcheggio di Chiesina Uzzanese al culmine di un litigio tra i due per motivi non ancora noti. L'indagato, dopo essersi disfatto dell'arma da taglio, avrebbe trasportato il corpo della vittima fino all'impervia località del ritrovamento, dove avrebbe tentato di darlo alle fiamme, riuscendovi solo parzialmente e lasciandolo poi in una scarpata. Matteoni, di professione meccanico, ha a lungo vissuto a Buggiano prima di trasferirsi ad Altopascio, in provincia di Lucca. E questa mattina, in occasione del meeting sui diritti umani a Firenze, il sindaco Nardella ha anche annunciato un'iniziativa importante dalla città metropolitana verso l'Ucraina. Ce ne parla Rachele Campi. Al via la 26esima edizione del meeting dei diritti umani contro tutte le guerre al Teatro della Compagnia a Firenze. Quella tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime in un inverno dalle rigide temperature. Per questo il sindaco Dario Nardella e la città metropolitana hanno lanciato un'iniziativa che vada a ricreare, nel senso vero della parola, l'energia che manca nelle città ucraine bombardate e prive di gas ed elettricità. A breve da Calenzano partirà un generatore di corrente capace di dare luce con la sua potenza ad un intero ospedale ucraino. Noi città europee con Eurocity e il Parlamento europeo abbiamo lanciato 2 settimane fa la campagna Generatori di Speranza. Ci stiamo organizzando per inviare nelle città ucraine dei generatori industriali per portare luce e riscaldamento negli ospedali, nelle case, nelle scuole. Firenze è pronta, la città metropolitana con la protezione civile ha individuato un generatore industriale con una potenza superiore a 300 kW. Con il quale possiamo alimentare un intero ospedale in Ucraina. Stiamo facendo con i tecnici gli ultimi interventi di manutenzione e di messa a punto per poterlo poi spedire attraverso il supporto logistico della Protezione Civile nazionale ed europea. Mi auguro che tutte le altre città italiane possano inviare generatori elettrici che siano almeno di una potenza equivalente a 50 kWh, che può servire appunto a 50 famiglie o anche a una piccola scuola per avere le dimensioni. E in chiusura diamo conto anche di una scomparsa eccellente, perché è morto questa mattina all'età di 81 anni Pasquale Mennon, neurochirurgo di grande fama e primario per molti anni della neurochirurgia di Careggi, siamo ovviamente a Firenze. Nel 2014 è stato anche presidente della Fondazione Careggi. Tra i suoi interventi più noti, quello a Giancarlo Antonioni, operato alla testa e salvato il 22 novembre del 1981 dopo lo scontro sul campo del Franchi con il portiere del Genoa Martina. Grazie a lui potei giocare i mondiali dell'82, ha detto il numero 10 Viola. Mennon, dopo una lunga malattia, si è spento all'ospedale Dognocchi di Scandicci. Su di lui ovviamente anche il commento dell'istituzione, in particolare quello del sindaco di Firenze Nardella e dell'assessore al sociale Funaro. Hanno detto: è stato un esempio per la medicina, per la sanità, per la società. L'amministrazione tutta si stringe alla sua famiglia. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, grazie ovviamente per averci seguito, a più tardi.